Da qui ad un'ora circa batteria di 5 partite che sono un misto di recuperi rispettando l'ordine di classifica. Vasto Girardi Campobasso è un recupero risalente alla nona di ritorno. Non si giocò in infrasettimanale a febbraio a causa di un numero di positivi al Covid in eccedenza nelle fila degli altomolisani. Il Vasto Girardi è tornato domenica alla vittoria dopo ben 6 settimane senza i 3 punti. Per il Campobasso è un match point a tutti gli effetti. Cudini ed i suoi ragazzi fra circa 2 ore potrebbero staccare il notaresco a più 8 e porre una seria ipoteca sulla vittoria del campionato. Al termine di questa gara, i rossoblù ed il notaresco avranno lo stesso numero di partite giocate, cioè 30. Ambiente in fibrillazione da parte rossoblù per il traguardo che si avvicina. Dall'altra parte, Prosperi assicura che i suoi non saranno assolutamente in vacanza e promette gara vera. Dalle dirige il signor Bozzetto di Bergamo. Il resto dei recuperi sparpagliati non avrà incidenza sulla classifica finale che appare ormai già bella e delineata. Il Pineto vorrà chiudere in bellezza, proverà a farlo contro la Vastese per quello che è un derby fra due centri ad una manciata di chilometri l'uno dall'altro. Pineto Vastese è un recupero addirittura della quarta di ritorno e sarà diretto dal signor Campobasso di Formia. Un Rieti in risalita assaggerà lo stato di forma dell'Aprilia che è tornata in campo domenica dopo un'inattività di quasi un mese. L'ultima gara dei laziali era stata giocata il 2 maggio. Rieti-Aprilia è il recupero più recente, si sarebbe dovuto giocare infatti lo scorso 9 maggio in occasione della nona di ritorno. Arbitro designato signor Acquafredda di Molfetta. A chiudere il quadro dell'ennesimo mercoledì di campionato, la partita dell'Annone a Giulianova, squadra entrambe prive di obiettivi e con gli altomolisani con una retrocessione sul groppone che certamente porterà a delle riflessioni profonde in seno a tutto l'ambiente calcistico granata. Al Fadini di Giulianova la gara sarà diretta dalla signora Bianchini di Terni, gara della nona di ritorno. In campo a breve anche Porto Sant'Elpidio e Fiuggi, partita della settima di ritorno, che verrà diretta dal signor Capriuolo di Bari.